complessiva in tutte le sue articolazioni della fine sarebbe lì. Parla di ventesimo, ma di cosa? Ma te ne parliamo. Cioè, ma queste fare anche se non volessi fare una contestazione politica, ma posso prendere seriamente in considerazione chi parla di ventesimo sugli esili? Cioè, abbiamo 8 milioni di euro dalla Regione Lazio per incassare. E la Regione Lazio sta nelle stesse condizioni nostre, non ce li dà, e noi parte di quegli 8 milioni, ce lo può confermare l'ex assessore alla rete pubblici Neroni, le abbiamo pagate, perché la Regione adesso non solo non te la prende in prestito, ma anche gli ultimi finanziamenti, mi vorrei che si parli, consigliere, soprattutto sui finanziamenti, i contributi sugli impianti solari, no? Che abbiamo fatto sulle scuole, mi pare che abbiamo dovuto pagare, non dimostrare, e forse ci daranno i soldi. Quindi non solo usciamo dai soldi, ma le finanziamenti, abbiamo dovuto far fare anche anticipazioni sui finanziamenti certi. E allora che facciamo? Abbiamo l'ufficiale giudiziario del giorno? Cioè, ma Ader, sì, Doganella che ci deve dare, so, un milione, otti, un po' di soldi da tanti anni, Doganella, no? Quanti anni sono che c'è dato? C'è dato due, ormai penso 2008, forse. Ancora Doganella ci deve dare soldi, soldi che è incassato per conto nostro e soldi che deve incassare per conto nostro. E che facciamo? Sì, abbiamo fatto anche gli altri, tanto, anche se il libro come diceva, io ti do e tu mi dici, la domanda è che ci dà, non abbiamo preso. E allora vogliamo parlare di cattiva gestione, gestione clientelare nei confronti del commissario liquidatore o del liquidatore della domanda. E allora, in tutto questo penso che se la discussione deve essere fatta in una maniera seria, riconoscendo anche degli errori, perché nella gestione patrimoniale io sono sempre stato, come dire, anche nella nostra dialettica, uno di quelli che ha sempre detto sì, ma per me va gestito meglio, anche dal punto di vista semplicemente di un'organizzazione di gestione informatica delle locazioni, come fanno tutte le grandi società comunque immobiliari, che hanno tanti immobili, insomma, mi pare che siamo un po', da quel punto di vista, c'è stato un po', come dire, di ritrosia nella ricevere alcuni stimoli, anche perché le attività sono talmente tante a volte che riuscire poi a raccogliere tutti. Tutte le sollecitazioni che può dare un assessore che viene da fuori, ma che l'avvocato soffre pure lui, c'è serie di problemi, perché pagano anche gli avvocati, ma sono i commercialisti, direi che non paga più nessuno, ma ci vediamo più comune. E allora in questo senso c'è l'importanza di un'attività che è stata svolta. Noi in passato abbiamo anche coinvolto degli operatori comunque molto importanti per cominciare a capire come fanno loro, società che già lo fanno per altri comuni. Sono venuti qui, ci abbiamo fatto confrontare con l'esperienza, abbiamo visto e studiato quali sono le modalità, diciamo, non più moderne, ma più efficaci e efficienti che oggi vengono comunque utilizzate a livello nazionale per accelerare le capacità di riscossione degli enti. La percentuale è sempre quella, si arriva al 20%, ma è difficilissimo. Noi abbiamo comunque un 20-30% dei cittadini che comunque in prima battuta non paga l'IMU, paga l'ICI, non paga la TARES, non pagava la TARS, non pagherà la TASI. Quindi il problema finanziario, soprattutto in considerazione del fatto che è aumentata la nostra dipendenza economica e finanziaria dalle nostre entrate dirette, si aggraverà sempre di più. Perché una volta ogni 3-4 mesi avevamo un'indiretta che dava il trasferimento statale, che dava quella liquidità che al comune serviva, no? Ci avevamo anche molto, tutto sommato, un po' avanzato sul fuoco. L'acqua sul fuoco perché arrivava ogni tanto un po' d'ossigeno e finanziariamente andavamo bene. Oggi è sempre più difficile perché i trasferimenti si sono azzerati, non solo, ma noi prendiamo sempre una quota maggiore della nostra IMU e la riversiamo sul fondo di solidarietà. L'anno scorso era poco, quest'anno era insomma, comincia a essere, questo 2014 sarà ancora più alto, mi pare che qualche giorno fa sono stati pubblicati i dati del Ministero. E quindi prevedono una nostra contribuzione al fondo degli altri comuni di questo mondo, quindi una parte di noi prenderemo, lo Stato anche ce la darà, se la tiene, mi la manda io da altre parti. Quindi evidentemente non, io penso che non si può dire che questo consuntivo sia il consuntivo degli sfrutti, questo è un consuntivo che ha cercato di contemperare quelle che sono le esigenze di un'efficienza, di rendere sempre più efficiente una macchina, ma non perdere mai di vista il ruolo dell'amministrazione comunale. Un altro paio di notazioni però le vorrei fare. Quando si parla di residui, allora io penso che se vogliamo parlare attentamente, e invito anche il Presidente della Commissione Bilancio, e anche qui piccolo inciso, questa maggioranza a me non piace che
che si sia scelta il proprio vicepresidente del Consiglio Comunale, e a me non piace che una commissione come quella bilancio, che era una commissione di garanzia, che in passato era sempre stata riconosciuta in termini di presidenza alla minoranza, se la sia presa la maggioranza. Registriamo tutto. Registriamo tutto. Per me è un atteggiamento che leggo in una maniera un po', come dire, non arrogante, perché non ci ho visto neanche l'arroganza. Però i vince le elezioni non conquista la posizione, il vince le elezioni ha vinto le elezioni e deve governare. Allora